E ci sarebbero teorie che vedono la consigliera Artioli vicina alla presidenza del Consiglio provinciale, Sergio Breghi. Il proverbio dice tra i due litiganti il terzo gode. Beh, a dire il vero, di litiganti ce ne sarebbero di più, ma potrebbe succedere proprio questo per quanto concerne la presidenza del Consiglio provinciale altoatesino. Infatti sarebbero in ascesa le quotazioni di Elena Artioli, consigliera della Lega Nord, alla carica di presidente italiano del Consiglio. L'esponente leghista potrebbe essere preferita a Minniti e Vezzali del PDL e a Urzì di FLI, viste le diatribe sempre più accese. Le prossime settimane e mesi saranno decisivi. Ma sentiamo cosa ne pensa di questa possibilità la diretta interessata. Mi fa molto piacere che Don Walder mi abbia nominato e soprattutto che mi abbia dato come caratteristica che sono bilingue, di questo sono molto orgogliosa. Chiaramente la mia battaglia continua è che dobbiamo dare la possibilità a tutti di essere bilingui perché questa è la ricchezza della nostra terra e se ci sarà un rapporto di collaborazione costruttivo si vedrà il 18 maggio. Per il momento passerà ancora tanta acqua sotto i ponti, noi ci auguriamo che i rapporti continuino positivi e costruttivi come sono a Roma, devono anche diventare in Alto Adige. Tradotto, cosa vorrebbe dire? Il primo presidente della Lega, del Consiglio provinciale della Lega Nord, che cosa potrebbe portare all'Alto Adige? Sicuramente noi abbiamo puntato tutti i nostri programmi sulla pacifica convivenza, sul plurilinguismo e questi sono i nostri cavalli di battaglia. Siamo contenti che finalmente la Giunta abbia deciso di diventare un po' più leghista, di affrontare la legge sull'immigrazione, che è solo una legge di regole chiare e finalmente si è deciso di fare dei paletti perché purtroppo avevamo tantissimi che se ne approfittavano del sistema e altri che hanno venuti tanti anni fa, che lavorano e si sono sudati le loro capacità lavorative, vedono sorpassarsi dagli ultimi arrivati la casa e tutto quanto. E questo anche all'interno della comunità degli extracomunitari aveva portato dei mal di pancia incredibili, tanto che venivano loro stessi a denunciare dei casi da noi in ufficio. E siamo molto contenti appunto che ci sia questa svolta un po' leghista nell'SVP. C'è un piccolo problema però, lei era della Volkspartei e poi è uscita, qualche suo ex collega di partito al momento del voto potrebbe fargliela, diciamo così, pagare, tra virgolette. Ma io, come tutti sanno, non sono mai uscita, è stata una scelta dell'SVP quella di non volere un'italiana che candidasse nelle file dell'SVP, sono stati loro che hanno deciso dopo 3 anni che avevano fatto un errore a candidare un'italiana, perciò insomma credo che non potranno rinfacciarmi questo.